parole davanti a sta scena, vabbè. È crollato tutto, vabbè. Voi che state seguendo da casa non ci sono parole purtroppo davanti a delle scene così ti mancano veramente le parole, tutto distrutto, non c'è più nulla più. Povera gente. Poveri animali che erano qui. È terrificante. Guardate questo palazzo. Guardate una cameretta di bambino. Guardate. Questi palazzi, appena c'è un'altra scossa, troveranno. Solo macerie, non c'è più niente. Qui se non interviene proprio a livello. Il mondo, proprio tutti gli stati del mondo, queste persone non si potranno mai riprendere. Come fanno? Cioè, qua ci sono danni per miliardi di euro. Gli portiamo un po' d'acqua a questi ragazzi che stanno scavando lì. Ragazzi. Ah, ok, non si può entrare qua. Ma guardate quello che c'è. Ragazzi, l'unica consolazione è, come avete visto, abbiamo portato questa mattina un po' di cibo a dei centri di accoglienza per animali. Ne abbiamo salvato uno. Per chi se l'è perso, vi invito a vedere le dirette precedenti e la foto che ho pubblicato. Siamo riusciti a salvare un cucciolo tra le macerie. La famiglia l'ha portato via, una cosa meravigliosa, guardate, abbiamo dato un sacco di mangime. Al momento non abbiamo trovato altri animali, ma qua è veramente. C'è ogni angolo dove ti giri, qua c'è macerie. Ci sono solo esclusivamente macerie, non c'è altro. Tutti i palazzi distrutti, guardate qua. Questa è la bandiera della Turchia. Stiamo avvicinando ad Hatay, la provincia, mi dice il tassista, dove purtroppo c'è il rischio di trovare pure gente morta ancora per strada perché ha fatto una marea, migliaia e migliaia di vittime e non c'è posto dove seppellire queste persone. Quindi il tassista fino a stamattina, ma anche le altre persone che avete visto fino a questa mattina sono state sincere, insomma, dicendoci fate attenzione perché c'è il rischio che trovate gente morta per la strada. Guardate quello che c'è qua. Questa gente non ha più niente. La disperazione di queste persone. Come, cioè, veramente se non interviene qualcuno a livello politico che dà una mano, questa gente non si potrà mai più riprendere. Anche le associazioni animaliste a livello nazionale, europeo, che si mettano in contatto con le associazioni, non subito perché al momento non si può, però dare anche un supporto.
porto, togliendo un bel po' di animali a queste persone, perché non tutti hanno ovviamente la possibilità di poterli gestire, visto che hanno perso tutto. Hanno perso tutto, e qui le immagini parlano chiaro. Guardate qua. Le immagini parlano chiaro, qui non c'è più niente. Queste case non sono sicure, quelle sono crollate, ma queste in piedi non... Come si fa a vivere qui dentro? Non si può più. Intere città, interi quartieri che non esistono più. La disperazione di questa gente buttata per terra è veramente terribile. Macerie su macerie, guardate. Guardate qua questo palazzo, guardate. Mamma. Sta dentro casa della gente, guardate, tutto distrutto. È chiaro che, come sapete, sono stati arrestati quasi 200 imprenditori, perché comunque, al di là di tutto, è chiaro che i lavori comunque non sono stati fatti per come si dovrebbe. Grazie Marta per le 50 stelle che hai inviato, mi aiuti a continuare questa missione qui in Turchia. Il vostro contributo con le stelle è per questo, grazie di cuore Marta, grazie mille. Vi garantisco che da qui è completamente diverso, insomma, da casa, eh? È completamente diverso. È veramente terribile stare qua. E... Katia, grazie anche a te per le 100 stelle, grazie Katia. È veramente terribile stare qui. Cibo per animali dietro che dobbiamo consegnare da un'altra parte. Qui è tutto macerie, ragazzi, non c'è niente, guardate, tutto macerie. Le tende, i tavoli, guardate qua. È terribile, ragazzi, è terribile. Chissà se qua sotto ci sono animali morti, gente morta. Guardate. Anzi, sembra che c'è stata la terza guerra mondiale qui. Guardate, un terremoto cosa provoca. Questo che serva da lezione ai nostri politici in Italia, affinché le nostre case, dobbiamo sempre chiedere sicurezza, perché poi succede questo, guardate. Non vi riprendo la faccia del nostro tassista, potete immaginare, no? In questo momento, per rispetto, insomma, il suo popolo, no? Sta rivivendo quei momenti di 20 giorni fa. Tutto di, guarda, dove ti giri, è tutto distrutto. Cioè proprio è andato distrutto tutto, non c'è più nulla qua.
c'è l'esercito a piedi con i mitra. Perché purtroppo ci sono persone che vengono a rubare in quei... Ah, ecco, guardate, qua ci sono dei cani. Proviamo a dargli da mangiare. Eccoli, eccoli, eccoli. Guardate, guardate, noi gli diamo da mangiare. Stanno bene, però. Cla, tieni tu, Cla, da qui. Probabilmente danno da mangiare, perché vedi non mangiano. Poi sono belli grassi per fortuna. Va bene, dai, proseguiamo. Claudio, lo tieni tu? Posso andare con te? Lo tieni tu? Ah, tieni tu, ok. Strada, questi sono i primi cani che abbiamo trovato in una città nuova, se non sbaglio, qui Hatay? Hatay, qui siamo ad Hatay, siamo arrivati da poco ad Hatay, sono i primi cani che abbiamo trovato sulla strada, però avete visto, per fortuna né hanno voluto mangiare né bere, sono abbastanza grassi pure, quindi probabilmente qualcuno gli dà da mangiare, per fortuna. Ecco, stiamo facendo il giro ancora, guardate qua che distruzione che c'è, eh? Guardate, qui si continua purtroppo.
tutto distrutto. Stanno facendo ricerche ancora, c'è la polizia. Ah, oddio. Oddio, stanno portando via una persona morta. Stanno portando via un morto adesso, guarda. Stanno portando un morto adesso. Mamma mia. Guarda. Guarda Claudio. No, lo stanno mettendo adesso. Lo stanno mettendo adesso. Mamma mia. No. No, non fare vedere, Cla, non fare vedere che è brutto. Sì che è coperto però. Mamma mia. Vabbè, adesso sì, fai vedere, stanno andando via. Terribile, mamma mia. Stanno ancora scavando, per chi ci segue da casa. Stanno ancora scavando con la ruspa, come vedete c'è la polizia, lo scavatore. Ah, ancora, stanno prendendo altra gente, guarda, è uscito di nuovo con il coso per il morto. Hanno recuperato una persona morta, adesso stanno riscendendo di nuovo. Che tragedia, ragazzi, mamma mia, che tragedia. Stacchiamo, ci vediamo dopo ragazzi. Hanno preso un altro morto, guarda adesso. Mamma mia.